Con la presente FL Smith Magger SPA comunico intenzione di procedere con il licenziamento di tipo economico per giustificato motivo oggettivo del lavoratore signor Alessandro Cambarau È così che che... lei ha letto la sua lettera di licenziamento, a voce. Mi è successo che ho avuto il distacco della retina in tutti e due gli occhi. Sono stato operato 24 volte. E mi ritrovo che vedo quasi niente. Sono diventato ipovedente e vedo meno di un ventesimo. Ho perso praticamente quasi tutto. E adesso sono arrivato a prendere anche il licenziamento dal lavoro. Dopo essere stato già ricollocato nel 2018, adesso sinceramente non so cosa fare. Forse lei è una delle prime persone in Italia che è stata licenziata. Come si è svolta questa procedura di licenziamento, chiamiamola così? Ma procedura sinceramente non lo so. Io praticamente ero in cassa integrazione e sarei dovuto rientrare oggi. Mi sembrava che era tutto a posto, mentre invece ieri sera praticamente ho ricevuto una telefonata dicendomi che c'erano dei problemi per rientrare e che avremmo dovuto parlare. E praticamente stamattina ho ricevuto la lettera di licenziamento. E qual è il motivo del licenziamento? Il licenziamento sembrerebbe che non c'è più il posto per quello che io facevo. Essendo una ditta metalmeccanica, io programmare non posso più, altre cose non posso più fare, ero stato messo come tipo portinaio. Secondo loro quella è una mansione che non serve all'azienda, non c'è, non esiste e quindi la motivazione sarebbe questa. Quando ha ricevuto questa notizia, che cosa ha pensato? So che è una domanda magari banale, però come ha reagito? A volte si resta senza parole, perché quando ti ritrovi con un problema del genere, che già tante cose non le puoi fare più, non capisci perché avvengono certe cose, non capisci perché si fanno certe scelte, ma soprattutto non sai cosa fare. Perché adesso mandare avanti una casa con due persone, con un minimo di pensione, sinceramente, non so cosa dire, sinceramente non lo meritavo perché non ho fatto niente e forse si potevano scegliere delle altre cose, credo. Il distacco della retina che ha, che tipo di invalidità le porta? 100%. Io vedo praticamente la luce, la sagoma della persona, non vedo i colori e praticamente mi devo arrangiare con una persona per potermi spostare, per poter fare la spesa, per poter leggere, c'ho un video ingranditore. Il dibattito sullo sblocco dei licenziamenti l'avrà un po' sentito al Beh, telegiornale, al certo che giornale sì. radio, eccetera. Si aspettava questa notizia. Perché Sinceramente no. aveva fiducia che magari lei fosse una categoria protetta e... No. No, perché? Perché pensavo che alla fine non c'erano tutti questi problemi per rimanere a casa per un'azienda che fondamentalmente non credo che abbia tutti questi problemi. Che cosa fa l'azienda materialmente? Materialmente fanno corone di grosse dimensioni, cioè anelli, dentati, riduttori. Sinceramente io non me lo aspettavo. Alla fine non ho ancora 51 anni e mi ritrovo in una situazione del genere, penso che non faccia piacere a nessuno. Prendo un minimo di pensione, però alla fine quello che realmente ti serve chi te lo dà? Io, fin tanto che lei non c'era e dovevo fare la spesa, chi è che me la faceva a me? Ma lei non è una categoria protetta, mi scusi, lei poteva essere licenziato. In teoria sono sì nella categoria protetta, però non so se si può, non si può, io so che è stato fatto. Farà ricorso? Sì. Dove lo trovo? Dove posso trovare un altro posto di lavoro? Il fatto che però lei dice che farà ricorso indica il fatto che lei non si vuole arrendere. Beh, non è questione di arrendersi, penso che sia un licenziamento ingiusto. Cosa ho fatto io per rimanere a casa? Perché non vedo più? O perché non servo più?
alla fine sono una persona e devo essere messo nelle condizioni di poter vivere come tutte le persone di questo mondo. Se te ne tolgono la possibilità, io penso che qualcosa una persona debba fare.